Alto livello. Alto livello. Pioggia di flow. Cari amici, ora vedremo come velocizzare qualsiasi dispositivo Android senza possedere i permessi di root. Le cause che determinano la lentezza dei nostri dispositivi Android sono le animazioni e il launcher, cioè la schermata home che le aziende come Samsung e LG rendono sempre più pesanti. Il primo step per velocizzare il dispositivo è quello di attivare la modalità sviluppatore. Per attivarla bisogna andare in impostazioni, scorrere verso il basso e cercare la voce info sul dispositivo. Andare sull'informazione software e trovare la voce versione build. Cliccando 5 volte sulla versione build si attiva la modalità sviluppatore. Tornando indietro, cliccando su opzione sviluppatore, dobbiamo trovare le voci che ci interessano, quelle delle animazioni. Come potete vedere, la Samsung di default le mette ad un secondo. Noi dobbiamo diminuirla e metterla a mezzo secondo. Ecco fatto. Tornando indietro, come possiamo notare, il dispositivo è molto più veloce. Un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di cambiare il launcher del nostro dispositivo, cioè la schermata home. Io vi consiglio Nova Launcher, che è facilmente scaricabile dal Play Store. Basta andare sul Play Store e cercarla. Nova Launcher, ecco qua. Io già l'ho installata, quindi adesso lo apriamo e come potete vedere già si è configurata. È molto facile utilizzarla perché è molto intuitiva. Basta andare su impostazioni e personalizzarla in modo molto semplice: la schermata home, menu delle app, la dock, le cartelle, l'aspetto e così via. Il terzo step, ultimo ed anche molto importante, è quello di liberare la memoria RAM dal dispositivo. Io vi consiglio CC Cleaner, che è possibile scaricarlo dal Play Store. Adesso lo scarichiamo. Perché poi lo dobbiamo settare. Installa, accetto. Apriamo, analizziamo, dobbiamo aspettare che l'applicazione svolga una serie di processi. Allora, le voci che dobbiamo selezionare sono la cache, le cartelle vuote, i processi. Ecco qua. Puliamo. È fatto. Ok. Torniamo indietro. Ecco come velocizzare i nostri dispositivi Android senza permessi di root in tre semplici step.
vi invito a scaricare la mia app che troverete sul Play Store. Carlo a 360 gradi. In modo da non perdervi nessuna news. Vi saluto al prossimo tutorial. Amici cari, se il tutorial è stato di vostro gradimento, continuate a seguirmi. E ricordate che condividere è sinonimo di generosità. Un bacio e un abbraccio da Carlo a 360 gradi.